Ciao a tutti, benvenuti in quest'ultima live di Superliminal. Io intanto sto rifacendo gli abbonamenti, come spero facciate anche voi. Presto. Abbonati con Prime. Scusate un secondo. Tanto. Ciao pappagallo, buonasera. Sto un attimo rifacendo gli abbonamenti che sono scaduti. Ok. Dato? Sì. Perfetto. Così adesso posso staccare tutto, forse. Forse no, forse sì. Ok, ci siamo. Ci sono, giuro. Giusto un secondo che sposto le cose. Mamma mia, fatica. Rieccoci. Allora, non so perché non mi si sentono i sound alert a me. Questa è un'ottima domanda che scopriremo un altro giorno, probabilmente. No, c'è tutto attivo. Vabbè. Ottimo, aspettiamo che arriva la notifichina sopra il Telegram. No, no, tranquillo, sono rimasti, se vedete che ero incinta, che l'avevo disattivati, sono rimasti disattivati. Tutto ciò mi fa anche male la testa stasera, quindi so che è proprio il gioco adattissimo per questa serata. Mamma mia, ragazzi. Evviva! Non so neanche perché ancora non è arrivato sopra il Telegram. Aspettiamo un secondo Telegram. Se intanto vedete che spengo la telecamera stasera è perché ci sta Civettina che è particolarmente coccolosa, diciamo così, vuole stare in braccio alla mamma. Però già ho rimandato troppe live, quindi mo vediamo in caso spengo la telecamera e me la tengo in braccio. Ah, ecco. No, quello di Gabri mi è arrivato. Quello mio non era arrivato. Vabbè, fa niente. Vabbè. Partiamo. Buonasera, Faffa. Mi sa che non è un nuovo alert, so io che l'ho messo male. Perché sembra proprio il primo che ci avevamo. E Giulia e Sara probabilmente mi picchiano. Noi intanto partiamo. Questa mamma sta cercando di calmarci Vettina di là. Oggi non è serata. Ok. Sì, c'è anche il multiplayer, però non ho ben capito come funziona il multiplayer, sinceramente.
Stavo cercando di capirlo. Ma che musichetta endogena. Ah, ti mancava sentire il pappagallo. Scusatemi. Ma io non sono appena salita di qua. Ok. Molto estremamente confusa, ragazzi. Che vogliamo? C'è uno smile, hai visto? Sono estremamente confusa. Vabbè, che vogliamo? Dai, dai, dai. Ah. Azzurro. Di l'acqua. Non essere stupido, idratati. E chi siamo noi per non dare retta? Tu che vuoi una rossa? Ok. No, fa, non ce l'ha data. Al prossimo. Oui. Ah. Finally, while we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. No, che stai a dire? Mortavoli vostra. Ciao Gabri. Oh, ma sempre quando la scelgo io. Comunque, secondo me c'è qualcosa che non va. Alcuni. Il gioco è finito 5 livelli fa. In realtà l'ho finito anch'io il gioco prima. Cioè, l'ho già finito 2 volte. E mo i jumpscare tipo se può essere più in città. Sì, però mi fate vanilla latte ricotta, ragazzi. C'è una dai che sola. Ci buttiamo? Geronimo? Geronimo! Succedono cose. Ah, il letto. Che sta succedendo? E ho provato a rigirare il dado. No, non è il dado. Ok. Cosa? Visto pure voi che non mi facevo uscire. Ok. Oh Gesù. Segui sempre la parete di sinistra, così dice Annabelle, no? Ok. Continuo dritta. Sì, tutto bene. Ah, ok, qui c'è una freccia.
Boh, ci stanno altre frecce. Che facciamo? Continuiamo dritti? Madonna, ragazzi. Che trip. Grazie del dillo alla mamma, dillo all'avvocato, perché qui veramente ho bisogno di un avvocato. Qualcuno. Ah, alleluia, qualcuno chiami il mio avvocato per cortesia. Come non si sentiva niente? Ma che è stata a dire? Non si sentono i sound alert, raga. Io li sento. Degli alert, non si sentiva nulla. A me dà che si sente, ragazzi, quando parla, a me esce. Grazie. Normalmente guardi le altre due? Però si sentono bassi. Perché ho paura che se li alzo, dopo si alza troppo pure il gioco. Bassissimo. Sound alert, proprietà. Scusate. No, ma il fatto è che io li sento bene, siete voi che non li sentite. Cioè io li sento fin troppo bene. Ok, scusate, tanto riprendiamo la partita. Dì all'avvocato. Quanto mi piace questa cosa. Oddio. Regà, diventa sempre peggio. Questo gioco è il trip mentale, la morte su tela. Madonna, regà. Morte su tela mi sembra il nome giusto, morte su tela. Sì, che malaluna, va. Madonna, ma state a vedere che sta succedendo qua e là. Mamma mia, regà. Ok. Al volo più sento un po' meglio, però sono ancora bassini. Ah, che carino. Ciao Riwan. No, scusa, non so quella. So quella che gioca. Quella che gioca poco. Ok. Sì, oppure schermate di caricamento mi disturbano. Qualcuno chiama il mio avvocato. This is highly unusual. It appears you have entered the Sonasculpt diagnostic framework. Patients do not have access to this dream. No, raga.
Aspetta, io prima provo andare avanti. Che volevi, la rossa, vero? Oh, niente, non ce la vuole dare la rossa. Fa, io ci sto a provare. Non ce la dà. E stai sul cazzo, fa. C'è poco la fa, mi dispiace. Ah, vediamo un po' se ce la dà. No. Riusciamo a rompere qualcosa? Verde. Non ci dà nulla, fa. Ancora più confusa. Oddio, mi metto a vomitare. Ne siamo accorti? Stiamo creando paradossi. Cioè, stiamo cercando di creare paradossi. Perché noi teoricamente lì ci dovremmo vedere, perché siamo qui. Ma perché rimaniamo microscopici? Questa è la mia domanda. Oh. Oddio. Gesù. L'abbiamo rotto. L'abbiamo rotto, regà. Regà, l'abbiamo rotto. Regà, l'abbiamo rotto. No, spero di no. Regà, abbiamo giocato 18 minuti, no, vi prego. Facciamo i cosi. Cioè, se l'abbiamo finito, sapete che facciamo tutti gli obiettivi. Cioè, ci mettiamo a fare gli obiettivi. Non ho ben capito cosa sia il multigiocatore. Pure. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. And many years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing. Where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. Rossa volevi, giusto?
Oh, sono riuscito a prendertela, visto? Madonna, regà. Che bella la pioggia, sì, che sarei sopra al posto di scendere. Madonna, regà. A parte che... Cioè, non so io che laggo, proprio il gioco che va a questi FPS, eh. Bene, stiamo girando intorno. Immaginavo. Diventata abitudine guardare i tuoi... Grazie! E tranne il venerdì ci trovi sempre praticamente. Oddio, in white space, I also face the greatest challenge I could imagine. Because with a lifetime of life itself behind me, and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. Meglio, sì, sono d'accordo, Gabri, meglio farsi gli affari propri su certi giochi perché comincio a fare troppe domande. Regà, ho rotto. Perché continuo a rompere le cose e non a farmi gli affari miei? Sì, no. Oh. Grazie. Tra Duolingo e la pizza direi top, come direbbe Giulia. Io pure mi sto... Raga, sto diventata cieca. Veramente cieca.
Madonna, adesso mi compenetro con le cose pure peggio. Prima almeno non ci compenetravamo con i muri. Ora sì. You're well beyond dreaming now, and further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Isn't that why you came here? Non adesso tutti i pezzi degli scacchi piano piano. Una bottiglia d'acqua. Evviva! Questo è un problema, io non so giocare a scacchi. Cioè, ci so giocare solo da ubriaca. E non posso bere. Purtroppo. Per almeno un anno. Sì, Sara sa giocare a scacchi. Cioè, delle civette, quella che ci sa giocare bene è Sara. Io e Giulia siamo in. Che cioè, diciamo, ci abbiamo giocato poche volte. Le poche volte che ci abbiamo giocato non eravamo astemie. Io so giocare a dama, esatto. No, no, ho fatto. Non era questione di scacchi, era questione di. Spostare le cose. Fluttipo influenza o fluttipo flusso, ma scritto male in inglese. Non so come andare avanti. Io parlo solo inglese, regà, il francese è proprio meno 15. No, meno 1, cioè meno 15 il francese. Ho fatto 15 anni fa francese. Quanti anni ho? 27.
27 meno 10 sono 17. Sì, 15 anni fa, più o meno. No, io l'inglese sono autodidatta. Ok, aspettate, fatemi ripartire un attimo dal punto di controllo perché forse ho sbagliato qualcosa. No, ok, il punto di controllo è qua per terra. Raga, se avete idee, sono ben accette, come sempre. Anche perché sto bianco, mi sta a fa... uccidere l'occhi. Che capitolo sono, boh? Se qualcuno di voi ha idee di che capitolo è. Boh, come faccio a sapere? Madonna, raga, mi si stanno a bruciare gli occhi. Letteralmente. Era più semplice del previsto. Come al solito, d'altronde. Mi ha regalato veramente gli occhi, mi stanno a uccidere. Guardate sotto. Ma no, ma qua c'abbiamo anche Giulia e Sara che sono fan di Miraculous, non possono... Cioè, proprio da contratto non te possono prendere in giro perché sei francese. Madonna, regà, no, vomito malissimo. No, regà, cioè, se abbiamo mia madre si sente male. Quoto. Poi siete persi... Oddio, no, regà, mi dispiace. Regà, mi dispiace. Per i vostri... Cioè, mi dispiace proprio pure per i vostri schermi. Cioè, io finita sta cosa mi dovrò prendere qualcosa per mar de testa. Dururu, no, eh? No? Siamo nella sveglia. Oddio, non mi dica che non manca tanto. First reaction shock mi sembra adatta comunque. Cioè, proprio shock, madonna, raga. Stiamo ancora cadendo. Cioè, non... Oh! Raga, un caricamento normale. Dr. Glenn P.
exactly the way it was supposed to. You see, everyone who comes to the Institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them. No, è finito. Riposa nell'archivio del Vaticano. Lo speedrunniamo. Pensavo di sì, ragazzi. Poi scopri che è una sorta di Grande Fratello, ma sicuro. Scusate un secondo, Mi sta a scrivere il mondo. Usando per... non ci sto. Obstacles that seemed impossible at first, you thought outside the box and you overcame them. Because you saw things from every angle, you understood them for what they really were. Because you kept moving forward, no matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected it became, bello. Molte belle le frasi che sta dicendo. No, non mi fa premere. Madonna, pensate che programmazione che c'è dietro a sto gioco. Cavolo. Molto molto bello. Cavolo, raga, proprio bello. Sicuro ha vinto qualche premio. Non è possibile che non ha vinto qualche premio sto gioco. Ma perché i giochi di Giorgia durano 30 minuti? No, questo in realtà è la terza volta che lo porto, quindi è durato 3 orette, penso. Non vi dico quanto tempo l'ho giocato. Non vi dico. L'ho giocato... Cinque ore, raga. Cinque ore. Vai, vai. No, mi chiedo anche un attimo consigli alle civette su che cosa fare. Se hanno qualche idea. Tanto guardiamoci tutta sta gente che ha fatto sta roba, perché sono dei pazzi. Sì, è finito. Dopo 5 ore spicci. 5 ore e qualche minuto. Non ringrazio le civette. Ah, Noodles e Cookie, regà, l'aveva ringraziato la volta scorsa, sono i cani. Sono letteralmente i cani dell'altra volta.
traduzione in arabo. Traduzione in cinese. Fatto in Unity, cioè tutta sta roba con l'Unity hanno fatto. Ammazza, bravi. Se no famo switch a cult, infatti. Mo sto chiedendo anche alle civette cosa ne pensano. Pillow Castle. Bravi. Bravi, 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 bravi. Bravissimi. Bellissimo gioco, era anni che lo volevo giocare. Grazie per aver sognato, molto bello. Prossima volta portare il gioco in cinese o in giapponese. E cosa ho fatto oggi? Niente, ho badato la mia bambina. Come tutti gli altri giorni della settimana, alla fine. Sveglia, finisci il gioco. Modalità extra. Commenti degli sviluppatori. Ah, possiamo giocare col commento della sviluppatore. Hello and welcome to the Superliminal Developer Commentary. Figo. I'm Albert, game director of Superliminal. Myself and the rest of the team will be popping up every now and then as you play. With subtitles open, you can see who is talking and what their role on the game is. Molto figo. Com'è che palla? Non so che fare, ragazzi. Non avete capito? Non lo volete rivedere il giocato? Se no, che altro c'era? Aspetta, c'erano altre. Modalità extra. Modalità sfida. Che dobbiamo fare nella modalità sfida? Vabbè. Facciamo modalità sfida. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Ah, possiamo muovere solo due cose e zero salti. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. No, vabbè, ok. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by This orientation will adapt you to eyelids. Our interactive. Come fai senza saltare? Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by. Come fai senza saltare? No, raga, perché hai gli occhi strabici e Oblivion Air? Che senso? No, raga, come... Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. No, ok, ho capito, forse. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. No, non ho capito. Non sto capendo. Congratulations on falling asleep. Io ho tradotto la domanda che mi ha fatto. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Lo devo rompere praticamente, cioè non capisco. Come fai a stare senza saltare? Scusatemi. No, no, raga, non fa per me. Vediamo un po'.
Trova il passaggio. Finisci il gioco in meno di 30 minuti. Battle Royale. Ma posso giocare con gente a caso? Come fa a essere Battle Royale, regà? Welcome to the Somna Sculpt Group Therapy Experience. Shrink activated. Please note, Dr. Pierce is not a shrink. Dr. Pierce is a mostly qualified medical professional. Non sto capendo. Ho creato una stanza. È pubblica. No, regà, non è fattibile. No, no, regà, non è fattibile, dai. Dai, giochiamo in co-op. Codice stanza e civetta. Civette. Civette. Cive. Cive. Welcome to Somna Sculpt Group Therapy. Limited Standard Orientation Protocol initiated. Almeno un altri 20 minuti, ragazzi. Io intanto rompo cose. Ti do il tempo di montare. E intanto... Tanto che possiamo fare? Tempo che voi scaricate. Puoi selezionare i capitoli? Penso di sì. Scegli il livello. Ah, vogliamo rifare... Questo? Aspetta, io voglio far vedere a Faffa il finale, quello bello. Se è questo. Quello col finale Hello. bello. My name is Dr. Glenn Pierce, and despite touring the Waterfall Serenity Sì. Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Tanto bevo ogni tanto. Vi facciamo vedere a Faffa il capitolo quello bello. Quello che mi doveva far paura, invece, è diventato il mio capitolo preferito.
quello con gli omicidi il martedì. Zompato. Mannaggia, regalo ridicola. Non era solo era quell'altro. Comunque sì, regalo, potrei tranquillamente speedrunnare ormai. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you. The kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. Bevo. Tranquillo, fa intanto 10 minuti e vado. E te volevo far rivedere sto finale, perché è il mio finale preferito, lo farei tipo tutti i giorni. E anche perché non ho Discord aperto, quindi warning. Non sono brava come le altre civette. You have subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Sì, acqua. È solo quella posso bere. Che perché civettina c'ha fame, raga, veramente 10 minuti e andiamo. Oh oh. Raga, se lo facevo apposta non ci sarei riuscita. Sì, mi toccherà staccare le 10. No, più che altro è che sento Pupa che piange. Non avesse pianto sarei rimasta di più. Ma sento che piange della non riesco. E io ho montato tutto. Perché non stava piangendo? Perché finché non piangeva sarei rimasta volentieri. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. Tra un po' vado perché la sento proprio. Vabbè, vi faccio vedere giusto questo easter egg, che è bellissimo. E poi basta. Ok? Pronti? Eccolo! Visto? Mo c'è sta mamma che fai passare le colighette, ma... ho un'ottima idea, sì. Qua il coltello comunque è sparito. Eccolo! Arrivo!
Arrivo. Dove sei? Bubu. 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 Sentiti. Bubu. Warning. You were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Bubu. Eccolo. Sentite, sei rimasto incastrato, però va bene. Il gioco si è scaricato, ma questo... Scusa, papà. Scusami. Ci giochiamo durante la settimana. Giuro. Voglio vedere il Battle Royale. Andiamo! You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you. The kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. Questo coso chiacchiera. Ah, c'è dentro il... Door opening. Guarda, eh. Questa qua è... Ai, dai! Ha fatto niente un colpo. Gabri. Gabri. Poi al momento preciso. Scusate, ho sbadiglio, raga. Questo è il finale dei cani. Che adoro. Cioè, lo amo proprio. Quei cagnolini. Sì, è morta la pedina. Diamo dei nomi a questi cani, dai. Come li chiameresti? Diamo dei nomi a questi cani. Questi vaniglia e cioccolato. Palese. Questa la chiamerei strudel. Boh, non so. Provanni. Lui è presente. Questi, quello sopra è Moon Moon. Quello sotto è Fuck you Moon Moon. No, come si... Questo è Fovanni, quella cosa che ha la lingua di fuori. Fovanni. Questi due mi sa che sono gli stessi di prima, solo che uno gli si stava mangiando la testa. E questo dovrebbe essere lo stesso che sta qui a destra. Mileshiro, questi qua cicci. Questi qua cicci, sì, Mileshiro, ce l'hanno la faccia Mileshiro. Ciao Sara, stiamo facendo il finale dei cani. Perché ho finito. Ho finito anche il gioco normale, quindi... stiamo cercando di passare gli ultimi 10 minuti, neanche 5 minuti. E ho rifatto il finale dei cani. Questi qua dici Mileshiro? Questo no, secondo me c'è un nome tipo principesco. Questo qui con la coda da sirena. Sara, dai un nome alla sirena. Sto scrivendo il gioco, ma Giorgio stacca. Perché non so se sentite quell'altra di là di sottofondo. Sto resistendo. Mia figlia è completamente senza rispetto. Perché o me la metto qui e stacco la telecamera. E però non riesco a giocare comunque. O comunque abbiamo fatto un'ora e abbiamo finito il gioco. Abbiamo rivisto anche i cani. No, che non capisco perché piange. E quello è il fatto. Il multigiocatore comunque poi lo dovremmo provare. Faffa, una volta lo proviamo. E io in realtà voglio rigiocarmelo tutti i commenti degli sviluppatori.
Andiamo a vedere un attimo com'è il workshop, cosa devi fare. Secondo me è una di quelle cose che piace a Giulia, perché da quello che ho capito sono tutti modelli 3D da montare. Portare gli oggetti. No, regà. Qua Giulia ci può mettere la torretta che ha fatto. Qui ci vuole la torretta che ha fatto Giulia in 3D. Vabbè, io non ho niente di carino, però. No, regà, ma che figata è. Ma quanto figo. Ma possiamo caricare i modelli della gente? No. Persona in beta. Mi stai dicendo, cioè questo tipo l'inizio e questo è l'obiettivo, la fine. E tu poi puoi metterci i pezzi. Che tipo di file devono essere? Aspetta, c'era scritto. Sì, Pupa, arrivo. Allora, aspetta, c'era scritto qua il tipo di file. FBX OBJ GLF2 STL Play E3MF. I modelli texture devono trovarsi nella stessa cartella senza altri file. Io capisco meno uno. Non mettere tutto a so quadro è bellissimo. Anche perché so quadro è l'unica parola in italiano con due Q ed è la cosa più bella che io possa mai trovare. Stessa calma, civettina. Vogliamo scaricare roba su internet e caricarla? No, non è vero. Ok, sei un attimo calmata. Ah. Hanno anche tutti i tasti rapidi. Ecco un blender. Dici che Giulia non è capace a fare nessuno di questi? Secondo me qualcosa è capace. Cioè io ovviamente mi sto preparando per salutare e lei smette di piangere, giusto? Classico. Classico proprio. Cioè, l'avete sentita piangere fino adesso? Mi sono preparata, ho fatto tutto di corsa. E mo' ha smesso. No, pure secondo me qualcosa ha Giulia di queste. Cioè, mi ricordo la torretta dei portal che aveva fatto in 3D. Che c'ha di programma, Giulia? Aspè. Aspè. Ah, se io ti mandassi una civetta 3D, te lo mando su Discord. Ok. Qui tanto facciamo cose. Vediamo un po' cosa rimediamo. Discord dove? Eccoti. Ok. Lo devo mettere in una cartella senza niente. Ah, le texture sono a parte, rip. Buonanotte.
Se sapete che l'ho salvato come cosa a caso. No, tanto per avvertirvi. Che ha salvato col nome cose a caso. Come si chiama il file? Cioè è diventato praticamente. Come si chiama? Oddio, regà. Ok, vediamo un po', prendo il coso a caso. Oh, Sara. Sara. Sara! No, vabbè. L'ho rotta. Letteralmente la stampa. No, raga, la stampa, letteralmente. Un secondo. Noi tanto facciamo cose. Ma quanto bello! Pure che è tutto bianco! No, vabbè. No, pure la chitarra, raga, mamma la gigante, tipo. No, vabbè. Vroom! Che foto? Ah, possiamo fare le foto ai... Arrivo. Che mi stai passando? Vabbè, abbiamo sempre il tempo finché Pupa non comincia a piangere, quindi possiamo divertirci ancora un po'. Perché un distributore d'acqua stampa cose a 3D? Questa è veramente un'ottima domanda. Ah, che mi ha mandato che sta a lagga. Ah! Oh, non possiamo cambiare la texture, quindi. Ah, oh, possiamo cambiare solo il rumore. Solo l'impatto. Formaggio. L'amo. L'amo fortissimo. Bacino. Bacino, civetta.
Sembra uno scolapasta. Vediamo un po'. Mettiamo pure l'altra cosa che mi ha mandato Sara. Da sotto sembra una scolapasta. Ah, un cappello. Cappello. No. Fanno strane le collisioni, raga. Volevo mettere il cappello sulla civetta. No. No, fanno strane collisioni. Collidono troppo strane. No. Rip, peccato. No, regà, non riesco a pettire il cappello alla civetta. Oh, no. No, famo i bravi. Mannaggia. Rip, faffa, non ti avevo aggiunto gli amici su Discord. Sai come viene carino in 3D. Vabbè, quello lì lo faremo una volta che siamo da sole. Una volta che siamo da soli, troviamo tutti i modelli 3D e facciamo tutto. Ah, se ci vuole mettere il cappello. Facciamo un sogno con solo giganti. Giganti. Sai che bello? Creiamo il nostro sogno. E che sogno? Mannaggia. Guarda Telegram. Guardo Telegram. Arrivo. Telegram. Peccato, fa. Mi avevi illuso. Quale primo o secondo? Che dici? Pure entrambi, ok. Ok, riesco a scaricarne uno solo per qualche ragione. Mo' la faccio. Mo'. Giuro, vado a far mangiare civettina. Non so quale dei due mi ha scaricato. Sta laggando di Cristo. Mo' esplode. Sta esplodendo. Penso sia esploso. La mia scheda grafica è esplosa. Sì, l'abbiamo rotto. A posto. Regà, l'abbiamo rotto. Finalmente è successo. E col gioco rotto vi abbandono, che sa che era un, come era un porg. No, no, non mi dire così. Cioè, raga, è proprio rotto. È rotto proprio, cioè Windows sta segnalando il problema, cioè proprio schermo bianco. Non potrò aggiungerlo alla collezione. Riproviamo a farlo ripartire, ma oh mio Dio, era un porco.
Il problema è che è proprio collassato, cioè tu mi sei aperto il gioco, tu devi riaprire il gioco. Era proprio collassato, ragazzi. Sì, c'è sta pure Cupide sottofondo che abbaia. Chiama la manutenzione, regala, l'abbiamo rotto. L'abbiamo rotto. Che meraviglia. E va bene, perché io il salottino non ce l'ho pronto, ce l'ho a tre telecamere. Stavo vedendo questa cosa. E vabbè, ragazzi. È stato un piacere. Abbiamo vomitato. Ci siamo divertiti. Abbiamo rivomitato di nuovo. Abbiamo cantato la sigla del Doctor Who. Abbiamo fatto una civetta in 3D, una Ferrari e un pulmino. Comunque trovi tutto su Steam Elements, se vuoi aggiungerlo. Cosa voglio aggiungere? Voglio aggiungere cosa? Aspetta, sono perso un pezzo. Ah, il salottino, sì, devo farlo. È un quasi porg. Infatti sono molto triste. Ma non ho capito perché io l'ho scaricato il salottino, so io che non sono capace. Rip. Aspettiamo un attimo l'interruzione pubblicitaria. Che se no Faffa non ci sente. Saluto appena finisce l'interruzione pubblicitaria. Ah, tu non hai il multiplayer. Rip. E ci vediamo. Mo adesso vi tiro fuori la programmazione perché io sono super efficiente. Allora, oggi è 4. Ci vediamo domani con Stumble. Con forse tutte e tre. Vedo un pochettino se Civettina permette. Perché domani sarà una giornata un pochettino stressante. Che dobbiamo andare a fare un po' di visite. Ah no, tu sei subato. Scusami. Sorry me. Domani dobbiamo spacchettare. Sì, infatti cerco di entrare almeno 10 minuti a spacchettare. Se no vi manderò il video, lo farete vedere. Sì, perché Giulia ci ha preso i pacchetti di Istanbul. Di carte di Istanbul. Io ce l'ho ancora dentro la borsa portapannolina Angelica, comunque. Che sa, poi siamo viste se siamo andate a pranzo fuori, no? Dobbiamo spacchettare CR7. Chi c'ha tutti i soldi per giocare a FIFA, regà? A FIFA solo se c'hai i soldi. E quindi, mo' veramente, vi lascio così. Sa, c'hai idea di chi, se vogliamo fare un raid a qualcuno, se no chiudo e basta. Aspetto. Fammi sapere. C'è Sky? Allora vado da Sky. Ok, ragazzi. Vi sto mandando tutti quanti da Sky. Forse. Ok. Ciao a tutti. Notte. Così è fatto, no? Siete andati? Non è partito il raid. Fuck. Oh, Sky, avvia il raid. Dato. Nope. Perché non va? Faccio seguire un raid. No? Siamo tutti d'accordo.
Scusate. No, è andato. No, guarda che è partito il raid. Cioè, credo. No, Zo, noi siamo qua. Sara è di là. Eppure Gabri. Io lo vedo in chat, usa hashtag fai raid. Sara è di là comunque. Vabbè, buonanotte, io ci ho provato. Notte.